L'andamento dell'inflazione e le politiche monetarie adottate dalle principali banche centrali per contrastarla sono sicuramente stati tra i principali fattori che hanno influenzato i mercati finanziari nel corso del 2022. Anche se è ancora presto per dire che c'è una svolta sostanziale in queste dinamiche, possiamo osservare alcuni elementi incoraggianti. Per quello che riguarda i prezzi, ad esempio, abbiamo alcuni componenti che iniziano a scendere, come ad esempio i costi dei trasporti o in genere i prezzi alla produzione per quello che riguarda un ampio paniere di beni. Per quello che riguarda invece la politica monetaria delle banche centrali, è interessante osservare come alcune di quelle che si erano mosse prima e in modo più aggressivo verso l'inizio di questo ciclo di rialzo, come ad esempio la banca centrale norvegese, quella canadese, ma anche poi quella australiana, hanno nel corso degli ultimi incontri adottato una politica monetaria via via meno severa, con rialzi dei tassi meno forti rispetto al passato. Queste considerazioni ci hanno portato ad adottare un atteggiamento più costruttivo per quello che riguarda la parte obbligazionaria dei portafogli, che potrebbe essere la prima a beneficiare di un comportamento appunto meno severo nel contrasto all'inflazione da parte delle banche centrali. Riteniamo che ci possano essere delle opportunità interessanti che poi dal mercato obbligazionario potrebbero propagarsi verso le altre componenti, in particolare le obbligazioni corporate e poi i mercati azionari. Affrontiamo dunque questa fase ancora caratterizzata da volatilità e incertezza con un atteggiamento che diventa più propositivo nei portafogli, sempre facendo attenzione però a mantenere un appropriato bilanciamento tra i rischi che ancora ci sono e sono importanti e le opportunità di partecipare a una fase più favorevole dei mercati.